il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Viaccarino. Oggi presentazione di questo progetto che vede tre avvenimenti molto importanti per la costiera, la città e Piano, come o la città e il premio, qualcosa del genere. È tutto insieme. La città e il premio sono una cosa sola in questo periodo che andrà da settembre a dicembre. Partiremo sicuramente, ho detto la cosa importante, il sabato prossimo, il 23, con l'apertura di Villa Fondi del museo archeologico chiuso da 4 anni. Poi continueremo con la festa di San Michele, la festa del nostro santo patrono, che fa parte a pieno titolo del premio, perché si parla di sentimento, si parla di napoletanità in questa festa, ed è quello che è alla base poi del premio Arturo Esposito Penisola Sorrentina, cioè quello di valorizzare quello che è la tradizione, il sentimento popolare, quella che sono le bellezze della nostra terra, e farla conoscere in tutta Italia, io direi in tutto il mondo, per quello che sta facendo Mario Esposito. Io lo ringrazio molto del suo lavoro, del suo amore per la nostra terra. Continuerà poi con gli eventi nel periodo natalizio, e quindi grazie al premio noi e grazie alla Regione Campania continueremo a tenere alto, diciamo, il nome di Piano di Sorrento. Continueremo, la città continuerà a essere viva sia per i propri cittadini, ma anche per gli stranieri che verranno sicuramente nel nostro territorio. Quando parlo di stranieri parlo anche di napoletani, di italiani, indipendentemente, cioè gente che comunque ha voglia di passare un weekend o passare, diciamo, delle giornate a Piano di Sorrento, ma io direi in Penisola Sorrentina, perché il premio Arturo Esposito Penisola Sorrentina è un evento della costiera sorrentina, non riguarderà solo Piano di Sorrento. Continuo a dire ad alta voce: dobbiamo lavorare in rete tutte le amministrazioni, fare sì che questi premi siano, questi momenti importanti di cultura siano patrimonio di tutta la costiera e non del singolo comune. Se si può lavorare in rete per tutte quelle che sono le manifestazioni culturali e i progetti culturali, sarebbe una bella cosa. Quest'ultimo punto mi sembra molto importante, perché da sempre c'è questo sogno, si ipotizza, di un comune unico. Io non dico il comune unico, ma si riesce a creare un qualcosa per cui la costiera si presenta come unica, come unico territorio? Sarebbe molto importante e avrebbe molto più forza. Allora, le storie di ogni singola città, di ogni singolo paese della costiera non si possono annullare. Alcuni comuni hanno lottato per avere l'indipendenza, e questo, diciamo, fa parte proprio della radice, del DNA di ogni singolo cittadino. Eppur pensando che il comune unico, diciamo, dal punto di vista burocratico potesse essere qualcosa di importante, io credo che attualmente si deve parlare solamente di sinergia d'azione fra le varie amministrazioni per quanto riguarda i servizi che offriamo ai cittadini, per mobilità, è molto importante, viabilità, per quanto riguarda la sanità e per quanto riguarda la cultura, percorsi condivisi per quanto riguarda la cultura e il turismo. Questo credo che noi abbiamo il dovere come amministratori, lo dico prima a me stesso, di sederci un attimino, e queste priorità che ci permettono di lavorare insieme penso che possano essere un primo passo per poter migliorare quella che poi è l'offerta turistica, economica, ma anche la vivibilità stessa della nostra penisola. Qualcuno direbbe amen, in bocca al lupo. Beh, noi ci proviamo, insomma, io sono convinto, perché ho parlato già con gli altri sindaci che la pensano come me, dobbiamo solamente adesso programmare, sederci insieme, e sono molto io di carattere, faccio il medico, sono ottimista, altrimenti non lo potrei fare. Piano di Sorrento, una conferenza stampa che parla della città, Mario Esposito, parti da lontano, ma è un premio, Arturo Esposito, Penisola Sorrentina, ancora giovane, un premio che abbraccia la città. Beh sì, diciamo, come dico sempre, gli anni non bastano mai, 22 anni non sono tanti ma non sono neppure pochi, spesso soprattutto gli appuntamenti legati alle arti e alla cultura hanno la vita di un fiore, nascono, tendono a fiorire ma poi lentamente scompaiono, tutto frutto di una tenacia, di una caparbia, come ho detto in sede di conferenza, di un diario di rabbia ed amore, perché chi fa eventi ha tante difficoltà. Oggi però la pagina più bella l'abbiamo scritta con i contorni dell'amore, e ispirato all'amore il testo Il bacio del drammaturgo olandese Gardiz, che sarà premiato il 28 ottobre al Teatro delle Rose con due straordinari interpreti come Francesco Branchetti e soprattutto una splendida Barbara De Rossi a Piano di Sorrento. Il teatro, l'armonia, la cultura, Barbara De Rossi.
hai fatto dei nomi importanti, ma Mario Esposito, quanto c'è di Mario Esposito, il sentimento, la passione, l'amore che tu hai messo in questi anni per portare avanti un tuo sogno, un tuo progetto? Beh, diciamo che Mario Esposito H24 fa il premio. Ci sono realtà dove devi dare tutto. Dico sempre che questo premio è frutto di anima ma anche di tanto sudore. Guai a non mettere il corpo nelle cose che fai. Per cui c'è tanto di me e spero che ci possa essere sempre più di me e che mi trasformerò in una statuetta da Oscar.